Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Questa mattina audizione a Palermo in Commissione regionale antimafia per la consigliera comunale Simona Princiotta, ascoltata dal presidente Musumeci. È durata oltre 2 ore l'audizione della consigliera comunale Simona Princiotta davanti alla Commissione regionale antimafia. Princiotta ha consegnato in apertura di assise al presidente della Commissione Nello Musumeci un fascicolo di 100 pagine contenente memorie, trascrizioni, intercettazioni, denunce ed esposti. Ha risposto alle domande dei commissari sul cosiddetto caso Siracusa, o meglio noto come veleni al Vermexio. Ha esposto alla Commissione la sua attività di consigliera comunale negli ultimi 3 anni, soffermandosi sulle ritorsioni subite, le calunnie, parlando di complotti, ma anche delle numerose denunce sporte, dove aveva notato l'inutilità della sua attività ispettiva in commissione consiliare e in consiglio comunale. Numerose le domande poste dai commissari, anche sui rapporti personali tra la Princiotta e un collaboratore di giustizia, la quale ha risposto di non avere nulla da nascondere. Alla consigliera Princiotta sono stati chiesti approfondimenti sulla denuncia dell'imprenditore che accusa di avere pagato tangenti per poter lavorare al comune e sull'arresto del consigliere Bonafede. Princiotta comunque ha dato appuntamento ai giornalisti per domattina per entrare molto probabilmente nei dettagli di quanto raccontato in Commissione antimafia. Bilancio di previsione, la discussione lunedì in consiglio. Intanto l'opposizione insorge, dice tempi troppo brevi. Un bilancio di previsione contestatissimo dall'opposizione, quello che dovrà essere presentato lunedì. Un organo al momento non completo e non sufficiente, che arriva in tempi troppo brevi, sostiene il consigliere comunale Salvo Castagnino, che ha deciso di passare all'attacco con emendamenti da inserire nella discussione, oltre 2000. Ci siamo scontrati e confrontati, o meglio avremmo avuto il piacere di confrontarci in aula con una maggioranza che antidemocraticamente ci obbliga a vedere gli emendamenti come uno strumento ostruzione all'attività amministrativa. Questo affinché possiamo far valere quelli che sono i nostri diritti di consiglieri comunali. Proprio per questo la predisposizione dei 2000, oltre 2000 emendamenti è una predisposizione anche strumentale, oltre che funzionale, perché come la maggioranza ci obbliga a presentare nel giro di 6 giorni degli emendamenti a un bilancio di un ente pubblico, quindi non rispettando il principio di democrazia. Ricordiamo che di solito sono sempre stati i termini non inferiori ai 15 giorni. Contestualmente noi dell'opposizione, o meglio io e il mio gruppo consigliare, presenterà gli oltre 2000 emendamenti per creare anche una forma di ostruzionismo. Io obbligherò questa amministrazione, questa maggioranza, a stare seduta in aula anche 68 ore per approvare questo bilancio. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e così sarà. Parliamo di scuola adesso. Libero Consorzio di Siracusa ha stanziato i fondi per le indagini statiche del Fermi, l'istituto scolastico di Via Torino. Approvata dal commissario straordinario del Libero Consorzio Giovanni Arnone, la delibera di finanziamento per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la verifica di funzionalità dell'Istituto Enrico Fermi di Siracusa per un importo di 39.500 euro. Sarà conferito contestualmente l'incarico ad un ingegnere che, insieme alla ditta specializzata, inizierà le indagini di natura strutturale per consentire di stabilire se l'edificio dell'istituto è in condizioni statiche idonee. Tempi previsti per i lavori circa 3 settimane. Intanto gli studenti del Fermi restano in attesa di fatti e prima di rientrare a scuola hanno chiesto che i tempi di attivazione delle operazioni di controllo e poi di messa in sicurezza dell'edificio siano certi. È ciò che hanno dibattuto ieri in occasione dell'incontro dei rappresentanti e dei genitori col commissario Arnone, che a fine mattinata aveva annunciato appunto il reperimento dei fondi. Oggi gli studenti hanno tenuto un'altra assemblea d'istituto e probabilmente domattina potrebbero rientrare a scuola, ma ieri è stato anche il giorno dell'altro sit-in, l'ennesimo dei dipendenti, in attesa dei loro stipendi. Anche in questo caso il commissario straordinario ha assicurato che i fondi sarebbero in arrivo per colmare i mesi non corrisposti. I dipendenti anche in questo caso attendono che alle parole seguono i fatti e nel frattempo si sono detti pronti a nuove forme di protesta.
1.300.000 euro per i precari dei comuni in dissesto, insufficienti le risorse per l'ex provincia, quindi passa alla regione l'assistenza ai ragazzi e alle ragazze diversamente abili. Nell'assestamento che la Commissione Bilancio dovrà esaminare sono previsti 1.300.000 euro per i comuni in dissesto, tra cui ovviamente Augusta e Lentini, e questo per far fronte al fatto che i precari dei comuni in dissesto sono più che raddoppiati, passando da 222 a 519, con un incremento di 297 precari rispetto a quelli che erano stati programmati e che erano stati resi noti quando è stata approvata la finanziaria, e ciò a dimostrazione che i conti non erano errati, anzi che le somme erano in eccesso rispetto ai dati in nostro possesso. Devo fare rilevare al governo che lo stanziamento di 20 milioni di euro non è assolutamente sufficiente per far fronte alle esigenze delle ex province siciliane. Di conseguenza sappia il governo che deve trovare le ulteriori risorse se vuole approvato l'assestamento di bilancio. Per quanto riguarda le ragazze e i ragazzi diversamente abili, ha detto il deputato Enzo Vinciullo, sarà la regione a farsi carico di questo problema stanziando 5 milioni di euro fino a dicembre e ulteriori 19 milioni e 150 mila euro dal 1 gennaio. La mia posizione, come quella dei miei colleghi di partito, credo sia chiara, l'abbiamo dimostrato in questi giorni uscendo dall'aula per protestare contro questo presunto assestamento e contro la macelleria sociale dei lavoratori della formazione. Provvedimenti che non ci sembra essere idonei a risolvere i problemi della formazione delle province, in quanto questa manovra sembra essere eccessivamente sbilanciata verso misure che hanno il sapore della clientela. Intercettato dalle telecamere della videosorveglianza, un uomo è stato arrestato dai poliziotti per il furto in un'edicola di Ortigia. Intanto a Pachino la polizia trova una pistola nella casa di un uomo agli arresti domiciliari. Le immagini tratte dalle telecamere della videosorveglianza hanno permesso ai poliziotti di individuare il presunto autore di un furto di denaro in un'edicola di Ortigia. Sono stati gli agenti in servizio al commissariato di Ortigia a denunciare un siracusano per il reato di furto che ha consumato il 25 settembre ai danni di un'edicola sita in via della Malfitania. L'uomo, rintracciato attraverso la visione e l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di un'attività commerciale vicina, forzava il lucchetto dell'edicola appropriandosi della somma di 3.000 euro. Deteneva in casa illegalmente una pistola e il relativo munizionamento, oltre a oggetti preziosi. Sono stati i poliziotti in servizio al commissariato di Pachino ad arrestare Maurizio Tuzza, di 39 anni, residente a Pachino, già noto agli ambienti giudiziari, per i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tuzza è stato colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento. A seguito di perquisizione nella sua abitazione è stata rinvenuta una pistola con matricola brasa e vari monili d'oro di probabile provenienza furtiva. La rubrica adesso, la spina nel fianco, la politica siracusana che litiga in un groviglio di insulti e lotte intestine. Intanto la città è ridotta, lo dice la spina, ad una vera e propria tomba. La politica siracusana si è ridotta come un cortile di basso rilievo sociale, dove si spettegola e si calunnia senza una ragione per accontentare i pochi ragazzini viziati, per ripicca o per vendetta a basso costo e in una maniera volgare. La macchina amministrativa del comune di Siracusa è bloccata da 2 anni per fatti squisitamente personali e da lotte intestine. Nessuno si preoccupa se la città è ridotta come una tomba abbandonata, dove la gente soffre e ogni giorno patisce le pene di una vita disorganizzata, dove a governare l'anarchia. Il Partito Democratico, che era riferimento politico per il governo, il governo della città, inquinato da elementi guasti, si è ridotto in una fiera delle vacche dove chi grida di più vende molto fumo e comanda, vittima ormai per la presenza di frange velenose di un processo di putrefazione morale che si stenta a credere come si possa scendere così in basso. Calunnie e accuse inventate sono il passatempo preferito. Lavare i panni sporchi nella pubblica via è la regola, mentre la norma non può accettare la sfida di pescare nel torbido attraverso la messa in scena di inchieste giudiziarie e armare l'antimafia che il più delle volte si stanno rivelando privi di fondamento e che hanno intasato i tavoli della Procura di Siracusa per l'obbligatorietà dell'azione giudiziaria, bloccando l'attività del municipio in un momento che la vita economica e sociale della città ha necessità impellenti. Molti uomini della politica siracusana si sono dedicati, loro malgrado, al turismo giudiziario, dove tra uno studio legale e gli uffici giudiziari passano le giornate senza poter lavorare. L'opinione diffusa rimarca i principi che stanno regolando, dove a tratti traspare che le scelte politiche siano e debbano essere ben diversi dai principi
principi che stanno alla base dell'etica morale e dei fatti personali, tirati fuori con la vile macchina del fango come arma di condizionamento, dove i tanti fatti acclarati che interessano la pubblica opinione non esistono più. Siamo costretti ad ascoltare i composti degli altri, senza poter risolvere i nostri problemi quotidiani, in una sorta di destino inquinato da chi è stato eletto per errore dal popolo sovrano. La comunità e lo Stato esprimono rispetto per le persone quando identificano un certo ambito di libertà personali e di serietà, ma non proteggono le persone che vogliono creare interferenze con la prevaricazione alla libertà degli altri e pongono restrizioni alla loro stessa azione, come il dittatore che non ha patria e si è convinto di essere grande quando invece è un furfante. In politica l'ultima curva è quella più pericolosa, specie quando si perde il rispetto degli altri perché arroganti. Meglio scegliere la serietà, la correttezza e lo stile. Signori, si nasce. Resoconto della sesta edizione del Coffee Show tenuta ad Ortigia lo scorso weekend. Vediamo com'è andata. Si è conclusa a Siracusa la sesta edizione del Coffee Show Latte Art. La manifestazione si è tenuta in Ortigia, consolidandosi anno dopo anno come uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati della Latte Art. Lo confermano la presenza dei più illustri nomi della Latte Art nazionali ed internazionali e la partecipazione delle più importanti aziende del settore. Il punto di forza della manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale No Gastronomica Mangiare Bene e Non Solo è l'attenzione che viene rivolta ad un settore sempre più in crescita e che coinvolge migliaia di professionisti in tutto il mondo. Il coordinatore dei soci Sky Italia, Specialty Coffee Association of Europe, Marcello Vitellone, ha scelto il Coffee Show per incontrare i soci e affrontare le problematiche. La prima giornata è stata dedicata alla tappa di selezione valida per l'accesso alla finale dei campionati nazionali di latte art che si svolgerà al SIGEP di Rimini dal 20 al 25 gennaio 2017. A conquistare il podio e avere diritto all'accesso diretto alle finali categoria Cila, Matteo Beluffi, già vice campione italiano di latte art nel 2015. Sai chi è il primo classificato a Siracusa? Sai chi è? Chi è? Io sì, lo so. È per quello che fa l'applauso. Matteo Beluffi! Matteo Beluffi! Congratulazioni. Al secondo posto secondo siracusano Damiano Gerratano, alla prima esperienza di gara. Domenica si è svolta per la prima volta a Siracusa una competizione amichevole denominata Crazy Blind Latte Art, che ha visto coinvolti alcuni campioni nazionali di latte art provenienti da tutta Europa. I partecipanti hanno preparato le loro bevande al latte e caffè decorate con la tecnica dell'etching e del free pour in contenitori particolari. I migliori fra loro si sono poi cimentati nella difficilissima manche bendata, una prova in cui è fondamentale mantenere a livelli elevatissimi la concentrazione. Sul podio sono saliti rispettivamente la campionessa polacca Agnieszka Rojewska, Giuseppe Fiorini e il greco Michalis Karagiannis. Il premio speciale Fabbri è stato conquistato dallo svizzero Milo Kamil per l'utilizzo del topping Fabbri come decorazione. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude e noi vi auguriamo un buon proseguimento di programma.